Selvaggia Lucarelli ha fatto una confessione scioccante in diretta su Rai Radio 2. La giurata di Ballando ha raccontato di un litigio avvenuto con un misterioso conduttore in un ristorante, con urla, pianti e una scenetta tragicomica che ha attirato l'attenzione di tutti i presenti. Il conduttore, descritto come un bell'uomo, avrebbe cercato di chiarirsi con Selvaggia dopo un litigio avvenuto durante una trasmissione. Tuttavia, la situazione si è complicata ulteriormente durante un incontro in un ristorante milanese, dove il conduttore avrebbe cercato di ribadire le sue ragioni anziché chiedere scusa. Selvaggia, delusa, è scoppiata in lacrime e alla fine è andata via, lasciando il conduttore con il suo cellulare in mano e il pubblico a guardare. Dopo un periodo di silenzio, i due hanno ripreso a parlarsi e Selvaggia è tornata nella trasmissione del conduttore. La storia ha suscitato scalpore e imbarazzo, con Selvaggia che ha raccontato l'episodio in modo divertente e ironico. La confessione della Lucarelli è stata un momento di grande intrattenimento radiofonico, che ha tenuto tutti col fiato sospeso. La storia di Selvaggia e del misterioso conduttore è diventata virale, con molti che si sono chiesti chi potesse essere l'uomo coinvolto nella lite. Alla fine, la situazione si è risolta e i due hanno ripreso a frequentarsi.